Prima di andare in escalation, allora, grazie a questa scuola, a questa dirigente del professor Onnis, e tutto docente, e si dice che adesso siamo tutti noi. E si dice che adesso ci sono venuti a sora del Rai, questa c'era passata, ma ricordo che, insomma, quando stessi attenti su me, da su le cose che ho, no. Ma quando stessi proprio attenti a questa cosa che fai, adesso un video che ho fatto, a Go, praticamente che non la sai manco sprattoso. Tant'è che capo si sa hai fatto un bello zazzarriere, russo che sa furriare la banda, sa pappata dopo la banda, in capo sa pappata. Ad ogni modo, siamo su noi. Oggi si sa regola sa di Sardegna, commenti a sa del PC, esti, sa di su popolo sardo, decide con le regionali, adesso un 93. Dunque sa punti 21 anni, chi si fa in festa con sa di Sardegna. Osato, sono scinesi che sono 28 di aprile non si andano a scuola. Ma lo scinesi vuol dire che non si andano a scuola? Poi te che si fa e si sta regolata questa di essa Sardegna? Beh, si sa mai che uscite, ischi d'uscite. Chi è che uscite che... Poi te che si fa e fa di essa Sardegna? Dove ne hai due? Esatto, se ciò che non è sicuro che si arriva, vediamo ci prova. Età di nata? Eros Ramazzotti? No, Eros? Eros sì, la mura cosa di lontano. Conto di questo spicciocchetto, Zoe. In te ti si spozza un anno. Posso di essere sardini, ci sei già rotto. Poi te è importante voi a imparare a questionare su sardo e a fare danni sardo. Sapo no, ma provo a disegnare qualcosa cosa su gusto. Cioè, in te di me, poi è bello a conoscere su sardo, a dove dai, impare esatto spicciocchetto. Non hai gusto, non hai sicuro che magari si usato non lo comprendi e mo in carriera un attimo a questionare l'italiano pure, e dici, lo comprendi, gusto che magari si usato manco dopo è dentro, lo conoscete ancora. Allora, oggi stavo pensando, parlare una lingua, comunicare con gli altri è importante ed è bello saper comunicare in tanti modi diversi, giusto? Voi che siete più giovani di me, sapete usare meglio di me anche il computer, perciò un altro modo di comunicare tra di voi è anche quello. Chattare, Facebook, messaggi su internet, il cellulare, WhatsApp, eccetera, eccetera. No, anche quello è un modo di comunicare. Imparare anche il sardo è un altro modo di comunicare anche le emozioni che noi proviamo. Avete mai pensato a certe frasi che per esempio si dicono in sardo? Io ne sono scritto un paio che magari fanno anche un po' ridere, che però indicano
anche delle emozioni e dei modi di rappresentarle con le parole. Quando uno dice ma ha fatto tremi varisi, cioè, ma ha fatto tremi varisi, già ti dà il senso di quello che sta succedendo. Ma ha fatto tremi varisi, pregiao che un zizi vasca, non si può tradurre in italiano pregiao che un zizi vasca, però ti dà la sensazione di felicità, di un allegro travesso che salina a manua. Ti domani qua dubeccio innova, eccetera eccetera, sono dei modi di dire che comunque arricchiscono il vostro modo di esprimere delle emozioni. Perciò ecco, l'invito che vi faccio io è questo: cercate di apprendere il più possibile e apprendere anche il sardo, in modo che abbiate un modo diverso di comunicare le emozioni e soprattutto di avvicinarvi anche ai vostri nonni, alle persone di una certa età, e con loro avere un dialogo più proficuo. Buona giornata a tutti. Grazie professore. Ora subito luogo su questa persona, massa società, questa persona che presenta società, che ha appariciato con Codrao e organizzato questo evento del Sarico. Grazie a Sardeo, Salvatore Sarico, a Bertola Antica, stessa socio che ha rimprontato in pare suo comune de, de Sardara e a sa scuola, questo di Artopio, di cultura e di Cinendi. Dunque, a voi, ma capio il ringraziamento, ringrazio il suo comune, in questa persona degli assessori e di due assessori, sì. Sa scuola, questa persona di sa direttrice e del suo professor Canaggio che ha traballato attivamente con questa diri, ha usato che sei e noi si è onorato questa presenza e a schiera fa questa relata e questa compagnia teatrale. Dunque, se voi essi una dita in portumano, non c'è di voi questa questione del suo evento storico, ma pensa se voi da sia su questione di sardo in maniera tranquilla, normali, e dunque se una finza delle promozioni linguistiche. A pezzo di gusto, volevo giusto curare un minuto su Ponaglienoso, o che hanno passato, io sono portato innanzi, su un progetto in pari all'Università di Edimburgo, su specifico con la professoressa Antonella Sorace, che è una scienziata con nota a livello internazionale, famata. Chi è arrivato cicca sa scientifica sa pizzo su di subilinguismo, dunque sa cicca sa scientifica. E poi che ho usato finza sa un attore noi in Satana. E tanti pensi io appiglio di questa cicca sa scientifica. Chi ispipiso versauso con due lingue sa tenenti dotto una filera manna de vantaggio competitivo su a con forma di ispipiso monolingua. Dunque sa cicca sa scientifica che in bucata finza se ne scapacità di cognitiva e che li punti questo suo vantaggio competitivo. Beh, ponaghi lui più pensavo con tua lingua sa impara sa detresi di lingua in maniera meda brullestra di lui più monolingua. Sa detresi vuol dire si finza sa singreso vuol dire. E spiegò su bilingue tenenti punti più scappasso su mantenere una concentrazione, punti più scappasso su a sintetizzare il straballo su a un formato di più monolingua. Spiegò così bilingue punti imparanta a sa destra e prima di nuovi più monolingue a lici. Ma finza sa è un'altra cosa importante è che spiegò su bilingue punti prusu capasso a ricini un'opinione differenti di questa che volta andare in sordo. Questa è stessa base che si comprende del suculismo, della violenza in generale. La finza se ne fa pure mattucca su bilinguismo e tenete in bucca in questa che viene in italiano si narra da demenza senile. Questa, uno più bilingue tenendo sempre su giovedì a lutto
faccio buonare, no, in moi deo sono questionenti in sardo, ma c'è stesso italiano che cracchendi a pizzo della lingua sarda, poi di bucca e poi in italiano. E dunque, sa deo, su giove tutto del potere sempre a lutto, può stesiare tutto il squadro in italiano che non c'entra nulla in questa questione. Dunque, sa, sa questione è questa, esti un vantaggio competitivo e si bilingue sì o no? Beh, questa cicca scientifica ti ha mostrato che su bilinguismo funziona perfettamente finché sia una lingua di minoria. Dunque, sa, sardo italiano, bilingue, esti perfetto, esti perfetto. Esti un vantaggio competitivo. Io sono d'accordo finché sia con chi ne narra, ma è singreso, bene, singreso, andà bene, singreso sul francese. Su giovedì umano, devi dire uno esti capace di arricchire meda e meda lingua, sa. Non esti una questione sardo o italiano, esti una questione di sardo, italiano e meda altra ancora lingua, sa. E non è il suo problema. Un'altra cosa che il monaio è serro, sempre a intro di questa questione del suo vantaggio competitivo, devo. Arrivo da una zona, so di San Rocco, vivo a Santuverde, però è una zona più che tutto industriale. Beh, chi se ne dico, un connau mio, mesti bene a Conca, i tolinai si vantaggio, i tolinai su vantaggio competitivo, io su traballa, da? Un'azienda che traballa, come si dice, ditte esterne della Sara. Se è un'azienda che traballa in tutto il mondo, che traballa su spainaso in tutto il mondo. Quando decidi di dedicare un appalto a forza dell'Italia, non manda da is italianos, l'uscesi chi li manda? Manda da i marocchini, ma non puoi più su vaga. Poi te marocchino punti bilingui de base, arabo e francese, e conosci il singreso. Dunque, è una questione di lingua. Dunque, adesso vi vedo a questo punto. È importante a pesare più su bilingue, sì o no? A usato su Sascella. Grazie. Grazie al Borsario. A questo proposito, una consulta cultura e lingua sarda, che è un bello traballo sulla questione del bilinguismo fantile e storia di Antonio Soraccio. Va sul luogo, su questo, a dottor Biolla, che sa raccontare un pochetto il contesto storico, su chi ha presentato Sant'Ipotavo a Sardegna. Sardegna. Saluti a tutti. È una questione oggi da passata e oggi a contesto storico su noi sagata da su guedo furriata. Dunque sa voluto che l'incuno era la rivoluzione e che l'incuno di osato sono sicuro che pensavo, ma poi da il sardo su antidento su disegno e su bisogno di si furriare contro il suo potere del suo stato che sarà sapienta i Savoia si montesso su. E si dentro questa duda, questa pregonta si da se si fatta. Poi torna in scena questa pregonta, che adesso mi ha un resumo in corso della relata cosa mia, e poi su questionai questa questione sociale, economica e politica della Sardegna. Commenti sardo su Bivianta, finza sa capo del suo settecento, su. E dunque sa poeta su 28 di aprile in Castello secondo il Vurriauso contro a suo potere di Savoia. In Sardegna, poi 500 anni, preso manco dei primi anni del suo 300, finza ai anni 30 del 800, si stibifio in uno sistema feudale. E sa che os altri, pipius e mannus, non fiaisi homines e femminas liberas. Fiaisi Zeracus de Onumeri che già è sempre via da strangio. E si comprende su che sono una rete. Zeracco odinai servo. Meri odinai padrone. Su Meri vedo un feudatario, e stanai un uomini che veda Meri de un quedo da terra in Sardegna, veda già sempre il maiorchino, poteva essere catalano o spagnolo, castigliano, che
Poteva essere che Sardegna non ci capavo mai. E tutto su chi ci viene da intro, sul feudo cosa sua, fiata hominis, terrasa e bestiasa, chi fianta commenta cosa sa, prodotto su chi fa diventa parte di azienda cosa sua. I sardo su commenti a osatro, su commenti a noso, vi fianta pagendi impostasa, tasse, tributo su, a costumeri. È istributuso che paganta pianta meda, de ogni qualità di egenia. Su sardo non tenia da una rappresentatività, e stanai un parlamento che poteva rappresentare. Ci chiedono un parlamento, ma rappresentata scelti, sclassisi, socialisi, altasa. E duncasa is feudatarius e totu, is cittadisi, no infeudatasa, e sacresia. Dunque se un uomo, un vassallo sardo, vivia da pagendi e traballendi in terra sua, po' conto del meris strangius. Questo sistema feudale, sigidi, po' 500 anos, de su 300, sigidi in su 700, in su 1718, quando sa Sardegna, secondo accordi internazionali, si sì, accordi di Londra e di Parigi, diventa da un regno chi anda da Savoia, a Sadomo regnante di Savoia, non muta da nulla. Dunque, in tutto questo tempo, su Sigeusu a pagare impostas, tributusu, e pruschettotu, hanno essi merisi in domo nostra. Chi studia questa storia? Dove fa di studiare gli spaperisi antigusu, andate in un archivio storico, e vedi come ti fu andata si cosas. Sempre in cruzzo, dopo messo che si vuole interessare con questo documento agattato in un archivio spagnolo, poi da me da documento su Sardoso, sagatta in tamis archivio di Madrid, Toledo, Barcellona, Saragozza, scritto in sardo, chi si conta da canto di Sardoso, bifianta, pagendi, multasa, questo è stato un registro di multasa, che di naranta registro di macchiziasa. E stanno ai canti in una bida, poneo su sardara, che vincono di osattro su fatia da suo insinerata malefizio, fatia di un danno, e non s'agattata a chi ti ha fatto, e stanno che non s'agattata non responsabili, a pagare via da tutta questa bida. Sintiligio uno, poi si fa a comprendi, che lì vi dà questa calità di te vita in Sarasa. Si chiesterà questa villa de tempio, e se uso a saccapo dell'epoca spagnola, e se uso in trend in epoca sabauda, de spiemontese. Questa è una multa posta a questa villa de tempio, che è stata condannata a pagare 200 liras de macchizia, dunque è una multa di 200 francos, a sa corte, prossa morte perpetrata in sa persona de Nicola Pizzudo. E stanno che si vede che ha uomini morti, in susatto di questa bidda, non si vede che ha sono responsabili, e a pagare che ha tolto questa bidda. Dunque, comprendesi che viene una vita povera, una vita che nemmeno si viene a me del suo traballo e della vita sua, e sì che di provincia in epoca sabauda, in epoca piemontese. A sa metà di un suo manco del suo 700, i Savoia ci canta de vai riformasa, ma la storia cosa un'altra riformasa che no a 90, e stanno una riforma che non rinnova. Ci canta de riformare sa messaria, sa messarizia, dunque sa, l'agricoltura, ci canta de ammigliorare sa burocrazia e de tornare a attivare le università di Casteddu e di Dattari, che hanno su mela fianta a ruendi. Non tiene niente a bruso studianti, se non tiene niente a bruso professori. Sì. Dunque, se si dirigata, entra in sa modernità di chi ha cattato su, e ha cattato su studiando questa storia, del saccato del suo 700, su, in Europa, in altro status e regioni sì, europea. Sa. Si intende? In Sardegna, dunque, in suo periodo piemonteso, non cambia da nulla. Su sistema feudale, sigidi, si sigidi a pagare impostas, e metà di osaltro su pointi, intendi, sa storia di Sardegna e sa canzone di Francesco Ignazio Manno. Chi...
si è accantato a cantare e scoppiamo tutto. Conoscessi sa canzone procurate moderare barone sa tirannia? Chi è che la conosci? Mi pensai sa mano? Io non c'avevo di credito, la conoscessi in 5, in 6, sì. Questa canzone, chi torna a sardo deve di conoscere, perché in questa seduta non si vuole né sardo, è stata una canzone scritta sanno de Savorrea de Castello, dalla relatare Iba, a Pustisi de me, e è stata una canzone in longa, che chistiona strofa po' strofa, de is problema se gli vedi sardos in salsa uno dei gustos fia de chi sa Sardegna fia da parzita in deci o doci famiglia sa e se ne hai deci o doci persona sa comandata sua a sua de tutto il sardos in questa canzone Francesco Ignazio Manno narra da che su sardo nasce il soggetto a milli pagamento a milli comandamento. Dunque, non fiedo libero, non fiedo un uomo libero. E questa cosa si vidi finza a Sespuru, Vespro, de sa Furriata de Castello. Un'altra cosa che me la sa mancai pensata, che sa che stia questa rivoluzione francese e che ci punti stia sa relata sa, con sa rivoluzione francese. E ho studiato per la banda c'era passata, poi sentendo i nomini dei commentivi Giovanni Maria Angioi, che ancora ho sentito c'era passata, Vincenzo Suris o Salvatore Cadetto, che viene rappresentanti di questa classe borghese de Castello, che viene una classe che gli dà il debito che ha il suo popolo contro ai soprusos sia dei feudatari sia dei surrei dei funzionari dei montesos. Quando in su 1789 c'è questa rivoluzione francese, in Sardegna non è mosso uscito ancora nulla, poi la maggior parte della popolazione non uscita da Ligi, e i snosa, le notizie non lo pianta a maniera all'estra. Ma fino a questa classe, che tenderante in Sarasa Giancobini, come a Sulis, Angioi, Pizzolo e Atrosu, che cicata de vai a lui in suo popolo una coscienza identitaria e nazionale chi potessi di mudare le cose, mudare il suo sistema politico, sociale ed economico. Dunque, esti una parte, un utretto storico del porto umano che si vuole servire, può comprendi, sa Sardegna de oggi, sa Sardegna che conoscessi o in di, e stannai può finza sa relatare la sa questione linguistica che useremo ora a innantisi. Conosci su sardo, imprai su sardo, non scelti poi comprendi chi stia in altra lingua, sa. Ma potendi un'identità di devo di comparsi con l'altra sa cultura sa lingua sa europea. Sa. Chi fiede un pacchetto sa questioni, chi ci fiede può finza su 28 del Rinde su 1794. E stannai a far entrare la Sardegna in sa modernità, in epoca moderna, che dopo 500 anni fia ancora una società di beccia, i francesi di Neranda de Ancien Regime, e stannai una società che non entrava in sa epoca noa, desidera, del suo traballo, e bruschettotto di una rappresentatività popolare. E stannai dei voti eligi, dessi libero su de scioverai, commenti si governai. Deo torno su fuoco a suo relatore visibili, che la fa una relata pizzu, sa di sa Sardegna in Castello, si torno grazie a lui. Così. Grazie a Alessandro, dottor Piolla. Spero che comprendo te che è importante conoscere la storia nostra. Basamente non studiamo senza in scuola, però studiamo la storia dei altri, che è giusto conoscere la storia dei altri pure, di Italia, dell'Europa, del suo mondo, ma della storia nostra non conosciamo nulla. E come te che io non gastia da questa vent'anni da Mosua, e scegli da avanti in Sardegna a pace, ma non c'è nulla da Mosua. Chi vive, figli, parenti, queste pregonce.
e dunque le paesi sciga non so di una storia manna, pensate storia di nuraggi, se unica tutto sul Mediterraneo, una destra manna, pensai ai giganti dei Monti Brama, io non scoprendo mui, a parte vorrei scritto per le storie, sopra di questo tempo, con te detto la romana, sotto il grande stato, sotto la greca, pensai ai 500 anni di storia giudicabile, dei Sardegna indipendenti, che ha prodotto prendas, gioielli, come questa carta di logo, ma pensai ai grandi furriadas, le storie che sono così da poi rendendo il poio, sotto la passata. Il primo sciopero generale dello Stato in Sardegna, uccidesi, poi fatto del Pugerro, adesso 1904. La Sardegna non è mai stata arrimata questa grande storia europea e mondiale, qua su Londra si deve usare di penso. E il mio suo dottor Roberto Ibba, che sa da contare di avere il te succede il tempo di questa Sardegna. Grazie, ci ho già messo a scroccoregare il sadro, quindi non si dava nulla, quando rientra dopo ho fatto la sua agenda, 4 o 5 sardo. Si domando scusa ora, può anche errore via un po' di errore. Alessandro, sa che stiamo parlando sul sistema feudale che dopo in Sardegna, vince l'anno 30 del 800. E la questione che succede in Francia, luce il tutto, su 1789 parte la rivoluzione, che studiamo tutto sulla scuola, no? La rivoluzione francese. Questa da studiare, perché sul libro c'è. Su chi si conta Osoe, non c'è scritto, ma che ho usato studiarsi. E per sé ricercatori, e per sé storico, se vuoi esattamente scrivere il libro di storia e scrivo questa cosa poi. Il francese ci canta dopo la rivoluzione di allargare, di diffondere su chi è l'ideale rivoluzionario in tutta Europa. E ci canta di arrivare in Sardegna 1, in su 1793. I tavanti sardos, la regola del sigaro diventa Sprimontese, dovuto un viceré che viene alta Balbiano. Questo viceré parli di chi ti mia da francese, o con corona puro che magari si mangia accordi, cosa arrendi, cosa vai sapendo. I sardos invece ci cantano a reagire, e te succede. Davides, il principale Davides, il messaggio romano, che viene da Lutero, e l'aristocrazia ci canta di fare l'esercito. E cosa succede? Che mi vede, come è stato, diventa due o tre famiglie romane di Zatis, che vive sul Beggio di Sant'Antonio. Uno, due, poverina. E Desanto Gregorio. Ah, in Sant'Antonio, è facile da David, c'è un domo di Naraso ancora a Palazzo Rugo. E invece, su Piccia Santo Gregore, c'è lì, vuoi che domo su, che viene da sua famiglia di Anna. Questa due famiglie partecipano a questo esercito e davanti, questi servitori si disionano a chi un Rucone, a chi Uavaria, e a chi vesa da quando eccetera e arriva a Castello. Il francese ci canta di arrivare a Castello passando da questa spiaggia su Verte 4 di Nara Osoria, margine rosso di Nara, questa spiamontese quando valiente ci canta e traduce i nomi di Susano italiano, non è valiente una cosa perché... e noi in Sardegna ci tornano che tagli a mari il francese. Stessa cosa succede di voi alla Maddalena. La Maddalena ha dovuto uomini che si arriva a Napoleone Bonaparte, no? Quindi questo si va a comprendere come la reazione del Sardegna è stata a voti. E stati ai civotti che Sardegna tornano a voi un pochetto di problemi ai spiemontesi.
prima di lotta a Barbiano che è di nata, ma ho subito il re, lui non ha fatto nulla con ci dovrà pagare i francesi. E sa, convocata, autoconvocata, su Parlamento, in particolare l'aristocrazia, sistamento militare. E ci canta di tornare a poi Vago Vago in riga scrivere da suo governo piemonteso de Sisola. E ben santa questa cinque pregunta, t'avvienta. Via da sa convocazione del suo Parlamento, via da sa conferma del dottor Lesi de sa Sardegna, un ministero sa Sardegna a Torino e a Castello, un consiglio de Stato e sa riserva, una rosa ici, su traballo con il magistrato Sardoso in tutto l'ufficio pubblico de sa Sardegna. Fai tua delegazione, che è presa a Torino, pesanta e già sul re manco tu sarrecini. Depin da varra egittioso, avanti questo incontro su palazzo di Torino e sul re da fuori Vittorio Amedeo III distorgano a questa cinque pregunta. Questo va da rinnegare in mezzo a Sardoso, che rientra in Castello e sa primavera del 1794, superano il 1794, in Castello c'ha ridotto questo Murighingio. Su Murighingio besside Romano quando il 28 di aprile scrivendo scarabinesi del sacco, il dragone, il serriante, ci canta di arrestare due personaggi importanti, appunto Cabras e Pintor, che avvienta due dei avvocati con Manu e Castello e che avvienta avvocato schianta pensato di fare queste cinque pregunte, di limitare su chi vive il suo potere del Spiemontese. Santa succede, che tutto so scriventa un anticapi popolo, circa sagenti de stampaggi e della folla, se andato sul castello, usato insomma, sì. E stampaggi e la folla mo di Nata Marina, questa zona è sorrotto, sagenti si indiversa e arriva da Vinci sul suo castello, questa zona l'usata. E occupa su che è il nostro palazzo viceregio. Sul governo della Sardegna passa da fossa rimotta dopo 4-500 anni, ma in mano della reale udienza, Cavodi, uno dei tribunali romano, brusato della Sardegna, e due clienti, dottor Giugi Sardus. Due scena dopo, 514 piemontesi con Barbiano a Innanfisi, depinti lassai la Sardegna, la Santa Castello, noi io stessi sono quei dei senori, suetta non ti sia toccato vino. Si ho posto messa a nave e punti da rauso in Piemonte. Densa c'è il governo di Sardoso, che però vuole che si brazzi, c'è sto avanti plus una rosa moderata, che non vuole andare troppo contro sul re, contro Vittorio Amedeo III, e c'è sto avanti una rosa pro-rivoluzionario, di questo su Giacobini che narrava prima del Sardo. Tra di questo c'è un personaggio importante, dopo più mie fotografie, se mi disegno su noi forza, dizia Giovanni Maria Giorgi, capo di giudice del Sardegna Udienza, che fu coiato quando ha un'antanetta a Belgrano, sa vita di uno dei più grandi mercanti che viveva a Castello, ma che avesse di Genova. Addirittura
e attento a prima idea industriale, questa varia da veniva la bottega, la bottega che varia da Berrittas. E su voti in arauso su capo che diventa pro-rivoluzionario. Cacco un mese che arriva da quanto vi sorredi, si è arrivato a Vivalda e si è avanti nella più moderata di status e compensata con un carico. Ma si è avanti più rivoluzionario che ci si chiede a traballare. E arriva su chi è l'ultimo dei tempus di questa rivoluzione, ma mi pone uso scatto di virgolette, di una rivoluzione. In luogo d'oro, in su 95, tutto vita canta Sassari, si diventa contro Feudatarius. Feudatarius di Serra, da intra questa città di Sassari, e su Visorre, Sarra Liudenza, andata a Giovanni Maria Angioli, che vuole la famiglia Fonte Bono, io che stendo Gocceano, sul nord, Sardegna, vai come Alternos, Alternos ho usato un capo che vive a Sant'Efesi, che ha fatto in televisione, scesa chi è, e consomica, è a quattro con la bombetta nella auto, col cilindro in testa, è la rappresentanza dell'amministrazione. Amministrazione. Angioi pesa da Sassari, arriva da Sassari e c'è il posto sempre in voi foras in due fotografie che cadono in voi Angioi tende l'accoglienza qui canta commenti già in atto a padre della patria e in voi Angioi il carrello da cambiare conoscevo che questo non c'è scritto meglio commercio ma dove volevo pensare sicuramente questo può rivoluzionario arriva in un luogo che magari si fa questa rivoluzione e t'avvai si muove in conca de dovrà cavare faccia a castello e de si chi a fare questa rivoluzione a castello e ta succede da voi ogni avanti sta storia raso, si va di sorpresa metà de Sadrosu tutta questa classe aristocratica che era prima trovava a mare francese poi Ughetto si è posto di accordo con suo re e fa tornare a amministrare questa città di Castretto t'avanti Angioi di Cavada di Castretto e del suo campidano c'è questo esercito questa milizia che banda da contro Angioi e Auristanzi Angioi fini di questa cavalla si ne deppi fuori questa Sardegna e la morte in Francia non c'è manco che avete tanto interrato sparessi in Francia e questo è Naraso Savini storica di questo periodo questa rivoluzione. Noto che più imparai una briga cosa a sua del suo 28 di aprile. Se prima della prima volta, la Sardegna non fu fuori da questa storia, con cui si doveva fare crea, con cui si tu conta, ma non ci piace, chi vede campo a mappa, campo a cartina, la Sardegna manco c'è, non... Ma no, non sto chiedendo di questa antica, se questa antica sa già c'è, è scusa del mo che a volte si discaresce di no di voi, sa Sardegna. No, so, fiosa entra questa storia. Dobbiamo quando ci viene spagnolo, dobbiamo quando ci viene spiemontese. E tu sei stato dopo. L'altra cosa è che Sardo lavoro è stata in questa storia. Pensai a chi andava contro il francese, c'è un documento papere, si sono leggi quando i sorru pensano i nobili sul re si scrive che sul villo Don Raimondo questo è uno esploso aggressivo contro il francese che era combattito fino a
a San Motti con po' ci l'ora a Maris Francesco. In Sardo via della sua storia. E l'ultima cosa è che chi uno studia da, chi uno si impegna da, te poi non si idea. E adesso c'è questa, tutto questa classe che si ribella, da, che si indivesa quanto spiemontesso. Via tutta gente che ha pozzo studiare mezza scuola, che ha studiato sull'Università di Castello, e sa cultura è sempre in arauto o a strada o a via per la libertà e per la democrazia. Grazie, scusami, posso usare una proprio e mo si chiesi da rappresentata di Spicciocca. Grazie a Roberto, che è storico di professione, adesso a me Fragiumele sei più bravo, non so usare pure. Mo è solo questa interrogazione, video su chi si rialza. Fammi in bimba con pago, chi chiamiamo all'interrogazione adesso? Vediamo un po' chi è stato attento. Allora, eccolo là. No, sto prendendo, no, non rubo di uso, ma insomma, questo posso fare io che a parlare attento. Tu stai mo, è Sora, Sora però più bella, più spassione, questa rappresentazione teatrale. E noi, questa compagnia di tragodia, sa fare bene in maniera un po' più brusso, drammatizzata, che spero che cassi questa attenzione di osare, su questo avvenimento che voi di Sazzo è di avere sempre in bordo mano.
sede a Sardegna, che noso è un battiao, si storia d'oro d'appello. E mo si conta su te sul sedio a Savini del 1700. So. Chi è questa di Dessa Sardegna? Sardegna è Dessa Sardegna, è stata istituita dal suo consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna, con salè numero 44 del suo 14 di Capodanni 1993. Capodanni? Settembre. Settembre. Decreta che sul 28 aprile di ogni anno si deve affestare il Sardegna del suo popolo sacro. Ma è poeta proprio sul 28 di aprile? Poeta, sul 28 di aprile dell'anno 1794, a Castello, c'è stata una furiata popolare in Mannamelo, che ha portato a imprigionare su viceré Vincenzo Barbiano, tutti notabili, e suo proprio modesto. E fin a tutto si scrive in Tallombis di Sardegna, di Savoia e di Nizza, impari in famiglia Sensoro. Fianta 514 in tutto, e si via decidio, decidio su poche di Sardegna. Ponenti due sassuva guannafi che partire in direttura al continente. Apposta pago disi però, e spiamo teso ci disiente poco cosa dei datari e da altre città minori sicuro. Dunque, su 28 di aprile di ogni anno, si è andato a regolare gli altri fu Eberso, si è voluto che ha portato suo pulusadro, ha già bella puntata di bei a tutti i spiamo teso che viene in Sardegna. E tu si torna a mandare a Torino. Ma, poi te si viene furioso. Poi te si viene furioso. Non è vero. Tu comprendi, tocca da fare una parita di passo su come si storia, o meglio, so, tocca da avere in noi si storia che si studia da scuola, incontra da sa storia della Sardegna. Se uso un mese anno su chi si chiede questa rivoluzione francese del 1789, e proprio in Parigi, in su mese di Capodanno del 1792, su consiglio provvisorio di Parigi, che vi assicente questa guerra dei francesi contro gli austro-piemontesi, decide la invasione francese della Sardegna, che in questo tempo si fa parte del suo regno sabaudo e che vi è da importo umano per questioni strategiche, economiche e ideologiche. A identificare la Sardegna, pensando al francese, non da più adesso una cosa difficoltosa a meda. Poi in Sardegna, su sentito contro il piemontesi, vi ha fatto in meda. Dunque, sa flotta francese fu arrivata in Sardegna in su mese idasa del 1792. Su mese idasa è su mese che entra fra due mesi. Dicembre in italiano. E si viene appostata in su golfo di Brammasa. Aspetta, secondo te? Aspetta, Sciuca, che è una cattiva resistenza per una, il francese, su? Ianta pica un'isola da Santo Pedro. Ianta tornata a nominare Isola de San Libertà. Ma bello nome. Bello nome. E sul rivoluzionario Filippo Buonarroti gli ha declarato si solletta Repubblica. I francesi si fiata di causa che ne sforzi Sant'Antioco pure. Magari niente cercato di passare su Sulcisi, si fiata primauso. E tu si fiata primauso uscante a miliziano status, insistimo, de Santa Caterina. Invece sa flotta francese, con 1200 cannonesi, si fu presentata in tutto in forza sua. Su 23 gennaio 1793, a Nantes sa città di da Castello. E su viceray Balbiano, chi Daniela pago su Draus e pago cannonesi, pruso mancucentio, gli attimo. Gli ha pensato che non si poteva fare resistenza per una. Ma non da pensante a di aici esistamento su del suo clero e de sa nobiltà. Esistamento su pianta su parlamento antico del suo regno de Sardegna, che i saragonesi su, e andava fatto quando sa Sardegna viene governata da Augusto su. In questa giornata del Parlamento, dove anche i rappresentanti di questa Grecia, dei feudatari e delle città di Simanas e di Sardegna. I spiemontesi, però, non si sono pianta mai e questo non si fa di appracei. Vedendo questa flotta francese pronta a guerrai, sa Grecia e i nobili di Sadrus, tenendo a Savona di non s'arrendersi in Pasorisi. Poi questo gli hanno apposto il suo settotto, dinai e cosa deve appai, possibilità bisogno del sodrauso della milizia castadaia. In pruso gli hanno fatto approviare dei status in giro del Castello o minisi medasa, chi deve andare a giudare a difendere la città di Castello e vidasa di accanta.
In questa resistenza tu sianta si chiusi sborghesi su e spopolano su puro poi da patriottica sa. Ma finza sa poi da sa contra sa sa rivoluzione francese, chi circulanta a mera in questo tempo su intradessa gente, chi va con discidiata dei principi su de libertà e di uguaglianza. I movi da sa militari si dei francesi su, de piantessi precedia sa da sa pregunta di arresa, chi vi ha portato de ua barca con una suba a Filippo Buonarroti, chi deve alligi uno proclama dessa rivoluzione francese, dessa ammiraglio Truguè, comandanti dessa flotta francese. Ma questa pregunta di arresa non si vi ha fatta. Posso fare poco con uno cannone a mitraglia ha fatto dei suoi voti di Sant'Agostino, de fulano maestro Zutas, chi dia dei sparau che ne comando per uno, de galli si sia da superiori cosa sua. Fu questo gruppo di azzecchi umani, quel francese. Poeta non sapeva tanto che se te sparau si poteva parlamentare. Che vi è sempre stato un onore e rispettato dei dotti, come di nera vi senti suis. Dunque, sa, su 27 da gennaio, 1793, sa flotta francese gli ha cominciato a bombardare la città di Castetto, poi tu adisi, a inghizzare i dessetti di mangiamo e finza a su cavaita su sovi. Cavanta e balla sa commenti, commenta l'andireddu. Entri a fora della città. Chi anche i gozzi spede non scelti questa città di Castello, ma su promonti in mano di tutto il mondo. Ai ci narà sempre Bissenti Zullis, che tenia un grande amico, che fu su poeta Peppino Mereo, che in uno dei tanti litras che si scrianta, pare narada. Su 14 del viaggio, vede incominciare si sbarco del suo tratto francese su in suo godo de Santeria, con s'ordini dell'identifica e suo godo de Bonaria Puro. Ma uno scanto miliziano su, si gendi sta via del Girolamo Pizzolo, tu sento a primauso. Si sbarca un anno, il francese si diventa fatto a margine rosso. Poi non è meglio su, un ragione a rubio. Poi te scartografo su piemontese su, e andò fuori a wassi italiano, su che questo parria da margine, invece sa de ragione. Ma torna a noso. Passata si spiaggia del suo poeto, il francese su, si diventa a campauso in Santeria con la stessa notte. Ma vianti stauso attaccauso del suo drauso miliziauso sabruso, e si pianta furiauso contro i suoi ufficiali di Zoro, vedendo i detto rai in Tamisi. In Tamisi, il suo drauso del suo re di Savoia, non è niente profondo, manca ci due suppoca in tutto. Ma sa capo del friaggio, sa flotta francese, se ci viene a piantare, vite e tutto, despopolò sabruso. Fallita sa piccata di Castello, ci fu stetti a Gussa, fallita e tutto, in Sisola di San Maddalena. Finita male il suo gruppo, poi questa bombardata fatta dai nafisi dei suoi ufficiali Napoleone Bonaparte, quando fu giovane e non ancora cannotto, fu seguito la resistenza a manna, fatta dai volontari su Gadduresus e Maddalenius, e più che tutto dei suoi comandanti Domenico Millerite. Tocca da noi, dunque, sa, che il volontario Sardo si è fatto sabato in mano dessa resistenza, sempre contro i francesi, con forza e entusiasmo. In termini del suo governo, del suo viceré, chi è mio e noi ha già sottratto ordini di arresisti. Ma quando questa flotta francese, se ci vuole tornare ad andare, sul valore di attare con noi sottratto piemontese, che non si domina scendere, e nulla è stato che vi è stato in prima linea. Dengui, espletese di Sardes. Posso sempre 5 preghiunte, le presentai a Mao direttamente sul re in Torino. Sabrimo via, non so che sa convocazione del suo Parlamento Sardes. Questo fatto dei rappresentanti della Grecia, dei nobilis e dei cittadini, che non si fa più su del 1698. Ho leso a rispetto dell'esito e fondamento del suo regno in Sardinia. Si da perdona i suffizi civili e militari del porto della Sardegna. E dunque, sa, sena sa de monsignori e vescovus, la sedia scontinentale si scetti, sa carica del viceré. Da qui nasce in Torino un ministero apposta con gli affari su della Sardegna. E da qui nasce a Castello un consiglio di Stato che da qui tenne Savonna di controllare il suo traballo del suo viceré.
a portare questa spregunta sa a s'attento de su rei. Fianta partito su faccia a Torino uno scanto delegato su de su stammento sardoso. Ma su rei, primo, gli era cercato e ci fai passare il suo tempo su che non rispondi. E appostesi, gli attorrò scena che non a sufficiare al Balbiano. Che ne avvesci nuda e delegato su de Sardini andava su Torino apposta. Sul no del suo re, gli ha dammanio a spensamento un mauso contro il Spiemontese in Sardegna. Sul governo del suo vicerre, ti mento congiura a Parigiara, posso dire questa processione che de Nora torna da portare Sant'Efes a Castello, gli ha mandato il suo drauso, sul 28 aprile 1794, faccio la mesodì, a imprisonare il disavvocato Vicenti Cabras e Bernardo Pintor Sirico, custo su chi, a suo parri cosa sua, fiante scappo su questa congiura. Se è fatto imprigionare Cabras e Pintor, chi verrà via su Vradi, gli ha fatto partire a Vollotto. Su popolo de Bigianzo de Stampagi, Marina e Villanova, si via da Furriau e a Truma Manna, viantandò su faccia a Castello, in edu viante su ufficio su pubblico su, poveri della sei libero su edu presonerisi. Su vicerrei, scrive si storico Giuseppe Manno, a suo primo uso de Savoloti ha fatto approntare il suo drauso de su Castello. E approntata se mitraglia, si è fatta puntare a suva dei vigiausi de Savolotto. In Sarasa, su popolo de Nera de Dimi, a inantisi di scannoisi de su Bastio de Sant'Eremì, e a pava se mitraglia de su Balice. Siguiente, infogausa poi fogo a su Ottavi de Castello. Ma i mitraglia sanno cantata, poi te spicciocco su del suo seminario ecclesiastico, tiranda pedra come di chi fessi fruendi, a suva dei sartiglieri chi, a suta de questa gata, via dalla sua batteria, sa. Fogu! 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 Ancora sul re, la sua sartiglia! Ancora sul re, la sua sartiglia! Sincipienta fuiuso, a difendere il suo vazio del suo vicerrei Balbiano. Finza saccando il patriotuso, noi antamotto un ufficiale e un scanta sodrauso. A questo punto il sodrauso si vieta te più sarrendi e il suo vicerrei si vieta fuiu in suo vazio del suo monsennario. Su opulo del patriotuso, gli ha invaglio il suo vazio e pappau e buffau della coscia del suo vicerrei. E liberò il savocauso Cabras e Pintor. A questo punto su ovazio del suo vicerrei e il luogo su brusso de importo de Castello. Fiantastetti ubicauso e difenso da sa milizia de sa cittadi. Chi si chiede esordinisi del suo marcheso de Neoneri e de Vincenzo Sulis. I sadrosu de sta reale udienza e su marcheso dell'Acconi
e andavamo sul mouse, governo di Sardegna. In Sannotti, del 28 aprile 1794, e hanno fatto prigionieri su tutto il Piemontese e su Vicerre Balbiano. In Sarasa, può riconoscere il Piemontese, il Sadruso, andando a precontendere a sta gente. Nara Cicili. Cicili. Nara Cicili. Pianta Piemontese, e in Sarasa, tu sponiente a me nati se ci torna da un monsolo. Fiat da 514 presonerisi. Su governo del Sago si è applicato peso ai tre nafisi. Pagato l'otto su stipendio su ai Piemontese su chi traballante ai mesi ufficio su dell'isola. E a Pustisi, tu si andai imbarcato, sì che io sono dei scarro, sopra so, con tutto scosa Sansoro, da Torrai a Torino. Ma anche che l'incuo morrungio del suo popolo ci fessi fui ovuro, a subiva assai carro, e carro, sopra so, di ogni razza per de Deus. Nemoso, gli ha toccato cosa per una, poi da uno te scappo popolo, so, e annato. Carli prego Giambanna con noi. Non sa dannare che sta Sardegna c'è poco cosa strano su cui si furriasse il dominio. Sa dannare che ci tu sa poco con i difurai sa ricchezza. Su popolo ci tu si poteva pogare o s'altro si tu si spollasse. E se non avete questa dinodita fu salvato e spiamo te su poco cosa di Sardegna cui scaramanzia sei solo. Questo è su conto di sta furiata contro il Piemontese su. Un fatto di importo umano che ha votato questa regione a piegare questa dita e furiata come un tipo a festare il suo popolo sadro. Ma a Pustisi, sul Reno gli ha accettato a trotte 5 pregunte da già fatta da prima e in Sardegna si può da mania al suo partito pro giacobino che so via da furiai. I mai da sabita si può da mania da sta guerra contro il feudatarius. I bida sa de diesi, vessude e cheremule, accanto ai tattari, si piatta posta da impari contro sa costumari de questa sterrasa. E s'avvocato a Taresu, Gioacchino Mondula, gli ha posto in pari un'altra mamma dei messaius armausu, chi ha tingirato tattari, chi si vuota arrendia. In questo mese si dia vollotto, me da pianta i giornali si contra sfiodattariusu e contra sassuvodari dei spiemontesusu, e si canta sinno, procura de moderare, de Francesco Ignazio Mannu, considerata sa marsigliese dei sadrusu. Procura de moderare, se intendi tutto ciò che ho contato voi, mancai devo contare una volta, però è sempre una bella cosa, tu intendi, mancai se parla da così in conca. Che devo fare un esempio, quando fu di questa Sardegna, su? 28 aprile, bravo, ti sei entrato in conca, bella bello, ti sei entrato in conca. E sanno? Nosso Don Rosso, grazie a questa amministrazione comunale che sa di
Serviamo fare questa presentata. Devo dare grazie a tutti i relatori, sia chi hanno gestionato primo e chi hanno fatto una bella relata, poi da me in braccio a meta, tutta cosa storica che speravo su. Entri di conca a tutti, soprattutto lo scrittore prospettivo, che è giusto che impari a chi non è su Sadro e chi conosce questa storia della Sardegna. Grazie a tutti. Gentilità mia sta presa da studiare questo microfono. Non fischiare. Torno su grazie all'associazione Sabertu l'Antica. Su Meriomo a suo microfono. Grazie per lo spettacolo, è una cosa bella di averlo, grazie per quello dire. E voi c'è un bello compito come in Santa Rota, in Sarsa, che ischi non hanno ascoltato, non scendi nulla, non papà, noi. Deve già funzionare, ischi quando sta a mezzo. Dunque, e ai non avevo subito il spazio della maleducazione che ho notto ci da passare. Pratto scappò su terra, ma se va mai scappato in terra. Questa è una maleducazione e dunque non avevo più brutto questa cosa. E a voi, ultima cosa, stavimo che ha tutto il spicciocchetto su punti esercizio, se in cui pensate un bel applauso e si punti spaziale su noi e si punti vostri sono anche usato su. A fai gusto, è un finio, è un finio, sa, prima di andare, ma noi ci giri. Su Piemonteso. Allora una cosa, questo picciocchetto, Carlos, che conoscesse, non c'è neanche lo del nostro Gigi, una radio prima, dai. Che sei lo spagnolo? Si dà di paragusto, sennò, adesso. Poches de pedra nos amentan guerra, poches de pedra nos amentan terra, terra e fusta de zambene, terra e fusta. Sammi che su tempo non ha mai firmato, pedra montonata non aumenta in terra e fusta de san bene, terra e fusta. Nos aumentan terra, terra e fusta de esamene, terra e fusta.